Ok ragazzi, nuovo video, oggi parleremo della car cycling on off. È un tema che mi chiedete in continuazione. Io ogni mattina sto facendo delle dirette su Instagram di un quarto d'ora, più o meno alle 9 orario italiano, e tra le domande che mi fanno, un quarto d'ora per rispondere alle vostre domande, insomma, e tra le domande veramente tanto riguardano la car cycling, in particolare questa car cycling on off, di cui in cui io credo generalmente molto, credo che sia un ottimo gold standard da cui partire. Ci sono molti casi in cui non conviene quindi utilizzare questo modello di car cycling o una car cycling in generale, quindi non voglio fare di tutto un erba un fascio, però è un modello molto molto interessante ed efficace. Quindi in questo video voglio parlarvene, fare un po' recap, anche se non ho parlato più volte, però ripetita iuvant, anche per me stesso in primis. E voglio ragionare prima di tutto sul perché questo modello è così efficace. Allora, il modello car cycling on off, come vedremo, è un modello che si basa semplicemente sul avere più carboidrati e calorie, anche perché è un modello di calorie shifting anche, nei giorni di allenamento, e meno carboidrati e meno calorie generali nei giorni di non allenamento. E molto spesso, come a me piace fare, questo vede anche un lavoro opposto da un punto di vista di grassi, ossia meno grassi nei giorni di allenamento e più grassi alimentari nei giorni di non allenamento. Ora, ovviamente quello che ci interessa quando parliamo di un apporto lipidico e anche proteico, se vogliamo, è il trend settimanale, ossia i grassi nel nostro sport non vengono utilizzati tanto come substrato energetico, perché è uno sport anaerobico in assenza di ossigeno, quindi realmente il loro ruolo alimentare per noi, ruolo di produzione ormonale, di regolazione di meccanismi enzimatici e non, come produzione di eicosanoidi, equilibrio di input antinfiammatori e proinfiammatori ed impatto sul profilo lipidico ematico generale, quindi un ruolo, se vogliamo, un po' più funzionale in ottica di salute e di well-being. Per questo quello che ci interessa realmente è il bilancio, se vogliamo, settimanale, sul medio periodo. Ora, ciò detto, quindi, perché è interessante utilizzare questa car cycling? Beh, il discorso di base è che è un modello che permette di assecondare quelle che sono le esigenze, le richieste del nostro corpo, da un punto di vista in primis energetico. Ossia andiamo a dare al nostro corpo i carboidrati e più carboidrati nel momento in cui non solo ne ha più bisogno, ossia quello a ridosso generalmente della performance nei giorni di allenamento, ma anche in un momento in cui, proprio perché ne ha bisogno, è straordinariamente in grado di gestirli. Questo perché l'allenamento ad alta intensità porta a un'emigrazione in membrana dei GLUT4, quindi i recettori del glucosio saranno in membrana, saranno super attivi, quindi i carboidrati possono essere gestiti, ossia il glucosio può essere inserito e captato da questi recettori anche senza un'ingente produzione di insulina. Questo nel lungo periodo, in un'ottica di bulk prolungato, per noi che arriviamo a calorie molto molto elevate, ci permetterà di mantenere una sensibilità insulinica ottimale. Ovviamente non è semplicemente utilizzando una car cycling che conserveremo la sensibilità insulinica, e molto spesso dovremo andare a fare dei mini cut per permetterci di conservarla, perché comunque vuoi non vuoi, il nostro corpo non è portato per mangiare 6.000-7.000 calorie al giorno tutti i giorni, però in ogni caso è un qualcosa che ci aiuta veramente tanto. Quindi, ciò detto, è una strategia sicuramente per migliorare quello che è nell'antagonismo tra tessuto adiposo e tessuto muscolare, la capacità del tessuto muscolare in una fase di bulk di captare ed utilizzare i nutrienti che noi gli diamo, quindi il nostro surplus, per costruire più tessuto e avviare tutti quei processi di ipertrofia. In sostanza, con una car cycling on off, di nuovo nei casi in cui è intelligente utilizzarla, i nostri bulk saranno più efficaci e a parità di peso preso sarà molto più il tessuto muscolare che andremo a guadagnare. Ciò detto, come andare a impostarla, ad attuarla e utilizzarla? Allora, ho fatto dei video su RhinoNation in cui vado a spiegare come impostare questa strategia pasto per pasto, quindi anche la divisione di diversi pasti è un qualcosa di molto importante. Sono due video molto specifici, molto lunghi, quindi non vado a ripetere. Se volete andateci a dare un occhio, cerchiamo di avere una visione un po' più semplice e generale della materia. Allora, per prima cosa, impostare i giorni on. A me non piace partire dalle calorie, per un semplice fatto che partire utilizzando delle formule come la Harris-Benedict, che normalmente in passato ho suggerito, per questo anche cerco di evolvermi e non rimanere nelle stessi dogmi, nelle stesse idee, mi sono reso conto che sono formule che nello sportivo e nel bodybuilder in particolare sono totalmente inattuabili, perché non rispecchiano quello che è il vero, la vera richiesta energetica. Quindi passeremo tanto tanto tempo in una prima fase, dopo aver impostato la nostra alimentazione sulla base di un Harris-Benedict, anche rivista da Spinoza e tutto il resto, passeremo un primo periodo a dover riarrangiare un po' le cose, perché vedremo che il peso non va là dove deve andare. Quindi
il modo più importante per iniziare è quello di ragionare semplicemente sui macros. Vada bene, i macros sono molto importanti e sono un ottimo strumento per impostare il primo passo della nostra alimentazione, ossia impostare la nostra alimentazione dall'inizio. Però da là, e lo dirò anche successivamente, per muoverci ulteriormente dovremo ragionare sull'alimentazione. Questo è un consiglio spassionato che vi do: ragionate sull'alimentazione, sui vostri alimenti, non state inchiodati su quanti macros dovete aumentare, togliere, eccetera, ma cercate di ragionare più che altro su quelle che sono le richieste energetiche che il vostro corpo vi dà, perché lui sa esattamente quello di cui ha bisogno e ve lo fa sapere molto bene. L'importante è starlo ad ascoltare. Allora, partendo dalle proteine, possiamo assestarci su un 2,5 grammi per chilo di peso corporeo, ossia per un soggetto che pesa 80 kg un 200 circa grammi di proteine al giorno, ma proteine intese da provenienti da qualsiasi fonte, quindi anche le proteine vegetali, tutto quello che mangiate da un punto di vista proteico nel corso della giornata. Quindi non stiamo parlando soltanto di proteine di fonti nobili, ok? Quindi tutte le proteine giornaliere circa un 2,5 grammi per chilo di peso corporeo. Per quanto riguarda i grassi, uno 0,7 grammi per chilo di peso corporeo, quindi il nostro soggetto di 80 kg circa un 56 grammi di grassi. E infine, per quanto riguarda i carboidrati, un ottimo start point è quello di partire da 5 grammi per chilo di peso corporeo, quindi di nuovo il nostro soggetto di 80 kg circa un 400 grammi di carboidrati. Ora ragazzi, questi sono dei livelli di partenza, dei livelli in cui teoricamente dovremmo stare, il nostro peso dovrebbe rimanere più o meno stabile. Se non siamo in grado di gestire queste calorie, questa quota soprattutto glucidica, allora c'è qualcosa che stiamo sbagliando da un punto di vista probabilmente di allenamento, di impostazione del quotidiano e tutto il resto. Quindi il mio consiglio è di avviare un processo di reset metabolico, e di quello eventualmente, se vi interessa, possiamo parlare in un altro video. Scrivetelo qua sotto nei commenti. Ora, a questo punto, da questo input nei giorni di allenamento, nei giorni on, andiamo a ragionare su come impostare invece i giorni off, i giorni non allenamento. Le proteine le manterremo stabili a 2,5 grammi per chilo di peso corporeo, quelli che sono invece i grassi andremo ad aumentarli a 1 grammo per chilo di peso corporeo, quindi il nostro soggetto di 80 kg mangerà 80 grammi di grassi al giorno, di nuovo grassi totali, non soltanto le fonti dirette, quindi anche grassi derivanti dall'avena e tutto il resto, buttiamoceli in mezzo. E per quanto riguarda i carboidrati, andremo semplicemente a diminuire di un terzo, quindi i nostri 400 grammi di carboidrati togliamo un terzo e più o meno stiamo su 270 grammi di carboidrati al giorno circa. Non deve essere una scienza esatta, perché come detto questo è un punto di partenza. Andate a impostare i macros, i giorni on, i giorni off, vedete come va il trend del peso, della condizione, della performance allo specchio, in base a questo aggiustatevi. Ho fatto un video sul non tracciare macros, con titolo ovviamente provocatorio, andateci e datelo un occhio, perché spiego esattamente come ragionare da questo punto di vista, ossia ragionare sull'alimentazione. Quindi, detto questo, il discorso è di valutare successivamente come va il trend del peso, successivamente come va il trend dello specchio, la condizione, soprattutto la performance, e andare gradualmente ad aumentare. Nei giorni on, nei giorni off, questo dipenderà da dove realmente sentite le esigenze. Quindi se vi sentite poco lucidi magari verso la fine dell'allenamento, allora aggiungete un po' di intra-workout o aggiungete un po' nel pre-workout. Se vi sentite che avete molto fame la sera dopo un giorno off, allora mettete magari un pre-nanna, aggiungete un po' di avena o un alimento comunque a basso impatto glicemico che vi accompagni, e via discorrendo. Insomma, cercate di capire quali sono i momenti in cui il vostro corpo vi sta chiedendo più energia. Però una cosa molto importante è: non abbassate troppo i carboidrati, cosa che vedo fare, e le calorie in generale i giorni off, perché non è vero che se non vi allenate non dovete mangiare. I processi di recupero e sovracompensazione avvengono anche nei giorni di non allenamento, e la cosa che ci interessa in questi giorni è non avere sicuramente un input glucidico troppo elevato, ma soprattutto non avere spike insulinici troppo importanti. Quindi concentrare magari in un solo passo tanti carboidrati non è una buona soluzione. Abbiate un input glucidico buono, dignitoso, per mantenere e sostenere tutti i processi di sovracompensazione, processi in cui non serve realmente tanta energia, però comunque andiamo a fornirgliela, perché la nostra macchina, il nostro corpo comunque in quel giorno vive ancora, non è che lo stiamo semplicemente spegnendo. Però detto questo, cercate di distribuire in maniera equa questi carboidrati in tutti i pasti, senza avere degli input glucidici e insulinici molto elevati. Quindi andate a bilanciare ogni singolo pasto, quindi carboidrati, grassi e proteine in ciascun pasto, quindi una ripartizione abbastanza equilibrata. Ragazzi, questo è tutto per questo video. Qualsiasi domanda scrivetela qua sotto, sarò ben lieto di rispondere, e qualsiasi osservazione e anche il vostro modo di lavorare, se avete utilizzato una Carb Cycling, se preferite lavorare senza, molti preferiscono mettere molte più calorie, molti più carbo nei giorni di riposo, insomma scrivete la vostra esperienza e così instauriamo il confronto cui tanto teniamo. Con questo è tutto, io vi rimando logicamente al prossimo video.